È stata una mattinata di pioggia intensa e allagamenti anche nell'Aretino. L'ondata di maltempo che sta interessando la Toscana ha infatti colpito anche la provincia di Arezzo. Una delle zone più interessate è quella di Rigutino, dove le strade si sono riempite d'acqua. Situazioni simili a Palazzo del Pero, al Bagnoro, Chiani e Rigutino. Oltre il secondo livello di guardia, invece, il torrente S a Foiano. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, altrettanti gli interventi per allagamenti di strade scantinati a causa del forte maltempo, massimo poi l'impegno della racchetta sulle strade della provincia di Arezzo. In queste ore siamo stati in tanti punti critici, più che altro sedi stradali invase dalle piogge forti. Le prossime ore molto dipenderà dall'intensità delle piogge in una settimana che di per sé era già stata data come critica. Il pericolo potrebbe essere un innalzamento delle soglie dei fiumi, dei torrenti. Sì, esatto, siamo proprio qui nel canale maestro della Chiana, alle nostre spalle c'è un teleidrometro con il quale noi monitoriamo i livelli dei fiumi e dei torrenti delle nostre zone. Le prossime ore, specie complice anche tutta la pioggia che è venuta in Val di Chiana, saranno da tenere quantomeno sotto controllo. Al momento non ci sono grossi disagi però per le abitazioni, fortunatamente. Fortunatamente no, ci siamo fermati ad un passo da situazioni ben più gravi. Non si fermano gli effetti della perturbazione nord-atlantica che sta attraversando la regione toscana. Oltre a pioggia e vento, adesso in arrivo anche la neve prevista per mercoledì 18 gennaio a quote di alta collina e montagna. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un'allerta con codice giallo per neve che interesserà tutte le zone appenniniche e quelle centro-meridionali dalla mezzanotte fino alle 20 di mercoledì. Occhi aperti quindi in particolare in Val Tiberina e Casentino, ma anche sui rilievi attorno alla città e della Val di Chiana.